Riccardo, cosa ci riserva questo appuntamento? Sicuramente importante, un bel circuito, anche una bella visibilità. Beh, speriamo che riservi una giornata indimenticabile per tutti i partecipanti, perché TEDx finalmente sbarca all'Aquila, un format internazionale che è molto difficile da ottenere e portare sui vari territori. Noi ci siamo riusciti e siamo molto contenti. 12 relatori di ambito diverso tra loro e di fama nazionale si alterneranno sul palco con 15 minuti a disposizione per esprimere il proprio concetto di contatto, quindi ognuno declinerà il concetto contatto a seconda della propria professione, delle proprie esperienze di vita, della propria formazione, e speriamo di regalare una bella esperienza a tutti i partecipanti. Ricordiamo la location: Auditorium del Parco, sabato 26 giugno dalle 10 alle 18, e non sarà ovviamente non stop perché non vogliamo ammazzare nessuno, ma sarà spezzato. Quindi contate su un livello d'attenzione circa di un'ora, ecco. Sì, esatto, faremo dei break, una pausa pranzo lunga e poi insomma intervalleremo tutti questi interventi. Ci sarà anche la vincitrice di X Factor, ecco, sì, di tra quest'anno. Questi nomi sicuramente conosciuti, ma forse per detti lavori c'è Casa, sì, di, Casa Lego. Di Lego, che farà il suo intervento metà parlato e metà con il pianoforte, quindi spero che ci regalerà anche una bellissima esperienza. Ecco, che cosa viene fuori anche da questo tipo di incontri, a parte di poter ritornare a parlarvi dopo? Beh, sì, sicuramente si stimola il pensiero, la creatività delle persone, perché le si interroga su cose che magari non avevano mai analizzato con aspetti diversi, con punti di vista differenti, quindi comunque cerchiamo di ridare anche un po' di allenamento al cervello e all'anima. Oltre a Casa di Lego, vogliamo ricordare anche altri protagonisti? Sì, come no, ci sarà Don Luigi Maria Picoco, che è un aquilano d'adozione che magari molti conoscono, però ormai è anche di fama nazionale. Nazionale, certo. E poi ci sarà Alessandro Mazzu, che è un marketer famoso, Alex Mucci, che è un influencer molto molto seguita sui social, che è anche un personaggio piuttosto forte, e poi daremo anche spazio a temi importanti come i diritti di LGBT, oppure parleremo di tematiche delicate, ma che sono sempre divertenti, quelle legate alla sessualità, e quindi ci saranno anche esperti di questo settore.